Un saluto da tutti quanti da Ponte News. Innanzitutto vi presentiamo la nuova puntata di Ponte News. Noi parleremo qui con i nostri ospiti che tratteranno di varie tematiche, dalla sostenibilità ambientale, dalle tematiche sul lavoro, tutto ciò che è attinente alla società, all'ambiente, alla cultura. Vi chiediamo scusa se non abbiamo avuto modo di pubblicizzare l'evento. Siamo qui con Samuele Bruni. Adesso Samuele Bruni ci presenterà il ruolo innanzitutto attinente all'associazione di cui lui farà parte, che fa parte attualmente, e noi faremo alcune domande a lui proprio su questa associazione e su tematiche di cui noi vorremmo fortemente parlare. A te la parola. Un saluto a tutti, grazie alla presentazione. Sono Samuele Bruni, abito a Castelletto di Bronzo e faccio parte della Castelrock. Intanto un ringraziamento al presidente Mirko Confaloniera, che so che adesso via in viaggio, quindi lui è veramente l'anima pulsante del nostro progetto. E niente, la nostra associazione culturale e musicale che nasce nel 2011. Ci siamo sempre occupati di offrire musica a costo zero, offrire dei momenti non solo di musica, la musica è stare insieme, cultura, confrontarsi, e abbiamo sempre voluto offrire questo a costo zero, autofinanziandoci, cercando qualche piccolo sponsor. E negli anni abbiamo apportato dei cambiamenti. Adesso è da un paio d'anni che trattiamo anche altre tematiche, da quella del lavoro, quella ambientale. Non ci occupiamo solo più di musica, perché abbiamo visto che le cose che stanno succedendo non ci piacciono più. E quindi partecipiamo come associazione a varie iniziative. Non che prima non lo facevamo, è che prima lo facevamo come persone singole e non come associazione. Adesso partecipiamo direttamente come associazione a varie iniziative. Perfetto, hai parlato di tema del lavoro. Io vorrei chiedervi, innanzitutto, come gruppo, di che cosa avete affrontato sul tema del lavoro? Quale, problematica, soprattutto che avete notato, a livello di Covid, prima che situazione c'era in pre-Covid e dopo il Covid? La situazione, vabbè, era grave già prima, poi il Covid ha portato ulteriori peggioramenti. La situazione della nostra zona è grave, perché i ragazzi non trovano sbocchi lavorativi, e poi si sta creando questa cultura che non si riesce a capire da dove arriva, e continuare ad aprire dei mega poli logistici che non portano lavoro, non porta niente. Cioè, ci sono anche dei dati che sono inequivocabili, che per ogni posto di lavoro nel commerce, nella stessa filiera, sparisce 3-4 posti di lavoro nelle nostre piccole e medie imprese, che sono quelle che hanno fatto grande l'Italia. Quindi per noi lì, cioè, è un capitolo chiuso. Noi aderiamo assolutamente al comitato non logistica di Casatismo, perché sono tutti specchiati per le allodole e non creano posti di lavoro, portano inquinamento, e crediamo che bisogna fare assolutamente qualcos'altro per creare posti di lavoro, assolutamente. Un forte cambiamento quindi ci Certo, vuole sì. in quest'epoca. E proprio per quanto riguarda il forte cambiamento, noi vorremmo chiedervi che cosa confidate nei giovani, soprattutto in questo caso in tema ambientale. Sì, noi ci siamo attivati, abbiamo anche organizzato una serata proprio dal tema ambiente e salute, quale futuro per i nostri giovani, tra cui siamo contentissimi che hanno partecipato dei relatori veramente con un curriculum incredibile, dottor Belloni, Giuseppe Damiani, un biologo molecolare, ricercatore del CNR di Pavia, e abbiamo affrontato proprio queste tematiche. Il discorso è che, cioè, ha fatto credere per anni che si potesse fare qualsiasi cosa, che le risorse erano infinite, che si poteva spendere, espandere, distruggere,
consumare un sacco di rifiuti, si poteva fare di tutto. E adesso invece non si riesce più a far capire che questo mondo qua non può più andare avanti così, quindi bisogna assolutamente prendere un'altra strada, implementare degli altri tipi di politiche, che però non c'è la volontà, almeno da quello che vediamo noi nella nostra provincia, non c'è la volontà di farlo per il momento. Si spera che magari con degli incontri, anche con delle persone esperte, non certo me, io magari posso organizzare l'evento. Si riesce un attimino a sollecitare l'opinione pubblica per offrire un'altra alternativa a queste cose qua che stanno succedendo, che non ci piacciono. Non ci piacciono, noi come associazione non ci piace quello che sta succedendo. E non lo nascondiamo più, prima, ripeto, aderivamo come persone singole, a queste tematiche. Adesso aderiamo direttamente come associazione. Quindi quello che possiamo fare noi è questo. Ma per chi volesse aderire alla vostra associazione, come può fare? Sì, noi abbiamo una pagina Facebook, ci si può mettere in contatto, ci sono tutti i riferimenti, noi organizziamo eventi autofinanziati, cioè, logicamente la nostra tessera ha un piccolo costo annuo di 10 euro, che permette un attimino di seguirci, di vedere. Facciamo anche un giornalino dove affrontiamo anche un po' tutte queste cose qua in maniera un po' più ragionata. E niente, ci fa questa piccola tessera qua che costa 10 euro annuale, che permette un attimino di seguirci, di darci anche un piccolo sostegno. Assolutamente. Per quanto riguarda invece te in primis, una domanda un po' più personale, volevo sapere tu come persona, come ti poni all'interno dell'universo, all'interno della natura? Allora, io ho cambiato molto il mio modo di pensare, ho cambiato molto il mio pensiero sulla domanda che mi stai facendo. Io fino a una certa età non me ne, forse proprio per la disinformazione che c'è, non ti facevano capire cosa stava succedendo, mi sono sempre un po' fregato di queste cose qua, no? Poi diciamo ho avuto dei problemi seri di salute, e da lì ho cominciato a capire che c'è qualcosa che non funzionava, ho conosciuto delle persone che mi hanno detto, no, ma sai, là succede quello, lì succede quello, potrebbe essere questo, e da lì è cambiato il mio modo di vedere. Non è che prima non me ne fregavo, che prima c'era una disinformazione totale, poi quando ti capitano le cose cominci a capire e hai determinati problemi, inizi a capire che forse è meglio che non succedano mai a nessuno. Tutto qua. Quindi è cambiato molto nel corso degli anni. Allora, ti ringraziamo per essere stati con noi, stato con noi. Ringraziamo i nostri cari followers e i nostri cari lettori che ci seguono sempre con il nostro giornale, che vi ricordiamo che esce il cartaceo il venerdì. E potete trovarci online con Ponte News, abbiamo il nostro sito www.pontenews.it. Inoltre potete appunto seguire l'associazione di Castel Rock. Ricordaci l'associazione Castel Rock, come potete seguire Castel Rock? Niente, noi abbiamo una pagina Facebook dove diciamo pubblicizziamo tutti i nostri eventi, si può guardare tutto da lì e si può anche capire un attimino anche le nostre diciamo connotazioni, quello che sta succedendo, ci sono anche vari interventi, quello che facciamo. Quindi da quella pagina lì si capisce molto, molto di più di quello che sto cercando di far capire io. Grazie mille e grazie a tutti quanti, un augurio e buon fine settimana, arrivederci.